Ciao a tutti ragazzi, io sono Angelo, benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo di flussi aerodinamici e del loro comportamento bizzarro. A seconda che un fluido sia più o meno denso, più o meno viscoso, più o meno veloce o che interagisca con un oggetto più o meno grande, il suo comportamento cambia radicalmente. La domanda quindi che ci poniamo in questo video e a cui tenteremo di rispondere è la seguente. Esiste un modo di relazionare questi quattro parametri che ho enunciato, quindi velocità, viscosità, densità e grandezza del corpo con cui interagisce il fluido, affinché si possa predire il comportamento stesso del fluido? Nel 1883 un fisico ingegnere nordirlandese, Osborne Reynolds, stava effettuando una serie di test sperimentali al fine di predire, di comprendere in quali condizioni un flusso passasse dal regime laminare al regime turbolento. Un flusso laminare è un flusso che si muove in modo ordinato, senza moti caotici al suo interno. Pensate al flusso come una serie di strati fluidi sovrapposti. Ebbene, questi strati non si rimescoleranno mai tra di loro, ma procederanno lungo il loro cammino in modo ordinato. Viceversa, un flusso turbolento è un flusso al cui interno sono presenti dei moti appunto turbolenti, quindi dei rimescolamenti tra questi strati fluidi. Pensate un po' al fumo prodotto da una candela, quello è un chiaro esempio di flusso turbolento. Viceversa, se voi prendeste del miele con un cucchiaino e lo lasciaste cadere su una fetta di pane, ebbene, come potete osservare, il miele cadrà in modo ordinato, pulito. Quello è un esempio di fluido laminare. Se immaginate una di quelle autostrade americane, avete presente, con 5-7 corsie? Bene, se immaginate che ognuno imbocchi la sua corsia, la sua carreggiata, e decide di percorrere quella specifica corsia, si verrà a creare una sorta di moto laminare in cui ogni macchina seguirà il suo percorso lungo la sua corsia senza tentare di andare a sorpassare le altre, a cambiare continuamente corsia, come invece succede magari sulle autostrade italiane. Quindi, se vogliamo, possiamo rappresentarlo così, visualizzarlo così. Un fluido laminare, potete immaginare un'autostrada americana a 5 corsie in cui ognuno segue la sua corsia. Un flusso turbolento invece è un'autostrada italiana in cui le macchine continuano a sorpassarsi, a rimescolarsi tra loro. Al fine di determinare sotto quali condizioni il flusso passasse dal regime laminare al regime turbolento, Reynolds stava eseguendo il seguente esperimento. All'interno di un tubo a sezione circolare veniva fatto scorrere un fluido. In più, grazie a un ago, un beccuccio molto sottile, veniva iniettato all'interno di questo tubo un secondo flusso che tramite un colorante permetteva di visualizzare l'interazione tra i due flussi all'interno della cavità. Nel caso di regime laminare, i due fluidi non interagivano tra loro, tendevano a scorrere in modo, diciamo, indipendente lungo il loro cammino, con la loro evoluzione. Ma non c'erano rimescolamenti tra i due fluidi, come invece avveniva nel caso del flusso turbolento, in cui si assisteva a un moto disordinato, a un rimescolamento tra il flusso principale e il flusso colorato che veniva iniettato nella cavità. Quale grandezza quindi determinava il passaggio da regime laminare a regime turbolento? A seguito degli esperimenti, Reynolds realizzò che il comportamento del flusso cambiava radicalmente a seconda che venisse utilizzato un flusso più o meno denso, o la portata del tubo cambiasse, quindi o ad esempio aumentava o diminuiva la sezione del tubo, o variava la velocità del flusso con cui veniva iniettato all'interno della cavità. C'era una serie di parametri che determinavano il comportamento e quindi l'evoluzione del flusso e quindi anche la transizione da laminare a turbolento che lui stava ricercando. Partendo dalle equazioni di Navier-Stokes ed eseguendo un'analisi dimensionale, Reynolds arrivò a determinare un parametro
detto anni dopo numero di Reynolds, che relazionava, che legava tutti questi parametri. Prima di enunciare qual è la formula finale del numero di Reynolds, secondo me è interessante capire come si è arrivati a definire appunto il numero di Reynolds. Immaginiamo di estrapolare da un fluido una singola particella fluida. Se il flusso è in movimento, su questa particella agiranno principalmente due tipi di forze. Una forza di tipo inerziale, data dal prodotto della massa della particella per la sua accelerazione, e una forza di tipo, una forza di attrito, una forza che si oppone al movimento, chiamata forza di attrito viscoso, che è data da un coefficiente di attrito viscoso, che dipende dal fluido, quindi varia da fluido a fluido, per la superficie di contatto tra la particella e il fluido stesso, per la derivata della velocità nella direzione perpendicolare, quindi dv su dy. Il numero di Reynolds quindi è un numero dimensionale che rappresenta il rapporto tra queste due forze. Al numeratore troviamo la forza di tipo inerziale, al denominatore la forza di tipo viscoso. In altre parole, il numero di Reynolds rappresenta quanto è preponderante la forza di tipo inerziale sulla forza di tipo viscoso. Se il numero di Reynolds è alto, vuol dire che gli effetti della viscosità, che sta al denominatore, sono piccoli rispetto agli effetti inerziali. Viceversa, un numero di Reynolds basso sta ad indicare che la viscosità inizia a prendere il sopravvento. A valle di questo possiamo quindi dire qual è la formula finale del numero di Reynolds. Il numero di Reynolds è il prodotto della densità del fluido per una grandezza caratteristica, che adesso vi spiego cos'è, per la velocità del fluido, diviso la viscosità cinematica. Inoltre, sapendo che viscosità cinematica diviso densità è uguale alla viscosità dinamica, potremo riformulare il tutto e dire che il numero di Reynolds è pari al prodotto della velocità del flusso per questa dimensione caratteristica diviso la viscosità dinamica. Questa lunghezza caratteristica altro non è che la dimensione caratteristica del corpo che si vuole studiare. Ammettiamo che vogliamo studiare un profilo alare, ebbene la lunghezza caratteristica sarà proprio la corda del profilo. Se volessimo studiare il cilindro e volessimo determinare le caratteristiche aerodinamiche bidimensionali, quindi su una sezione di questo cilindro, bene, potremmo prendere come dimensione caratteristica il raggio di questo cilindro. Le ripercussioni a livello ingegneristico del numero di Reynolds oggi sono davvero fondamentali. Infatti, se pensate, com'è possibile studiare le prestazioni aerodinamiche, per esempio, di un grosso velivolo, un A380, oppure di una grande nave? Non potremo ricostruire l'intero modello e studiarlo in galleria del vento. Ma, d'altro lato, se realizzassimo un modello di scala e lo mettessimo all'interno della galleria del vento, bene, il comportamento del flusso sarebbe totalmente diverso su un piccolo modello rispetto a un modello magari 10 volte più grande. Quello che possiamo fare è garantire la cosiddetta similarità dinamica, oltre che geometrica. Geometrica, lo dice la parola stessa, vuol dire che un modello in scala rispetto al modello reale deve avere la stessa geometria. Ma soprattutto i due modelli devono essere in condizioni di similarità dinamica, ovvero avere lo stesso numero di Reynolds. Realizzando quindi un modello più piccolo di un profilo alare, mettiamo dell'Airbus A380, se il numero di Reynolds è lo stesso, allora il comportamento del fluido in galleria del vento sarà lo stesso. Facendo un esempio ancora più pratico, se volessimo studiare le caratteristiche aerodinamiche di un profilo alare, potremmo realizzarne un modello in scala, ammettiamo 10 volte più piccolo, ma dovremmo effettuare il test con un flusso 10 volte più veloce, al fine di garantire lo stesso numero di Reynolds. Prima di terminare il video, vediamo come si comporta un flusso a diversi numeri di Reynolds attorno, ad esempio, a un oggetto di tipo circolare, quindi attorno a un cilindro, quindi alla sezione di un cilindro. Se il numero di Reynolds è minore o uguale a 1, quindi se la forza inerziale è uguale o più piccola della forza di attrito viscoso,
Il fluido non si separerà dalla superficie del corpo, in questo caso il corpo di sezione circolare, in quanto l'attrito superficiale avrà il sopravvento. All'aumentare del numero di Reynolds, come potete vedere nell'immagine, si avrà a valle dell'oggetto la formazione ciclica dei cosiddetti vortici di von Karman. Un ulteriore aumento del numero di Reynolds provoca una scia a valle dell'oggetto sempre più separata. Il punto di separazione si sposta sempre più avanti. Se il numero di Reynolds supera il valore soglia di 500.000, allora lo strato limite sarà turbolento e di conseguenza, in questo caso, il punto di separazione del flusso arretra. E questo implica una diminuzione della resistenza totale. Nell'ultima immagine ho parlato di strato limite. Lo strato limite verrà analizzato più in dettaglio in un video dedicato. Ora possiamo semplicemente dire cos'è lo strato limite, ovvero una regione di spazio in prossimità della superficie nella quale il flusso avrà un gradiente di velocità che passerà da zero a contatto con la superficie, quindi il flusso si arresterà contro la superficie, fino ad assumere il valore di velocità che il flusso ha esternamente alla superficie, quindi la velocità del flusso indisturbato. Bene ragazzi, il video è finito. Io vi invito a commentare con degli spunti, con i vostri pareri, con le vostre idee e vi invito anche a seguire i prossimi video che tratteranno sempre il tema aerodinamico, come vedrete, di profili a basso numero di Reynolds. Con questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!